Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Allora, oggi è il King's Day e per questo mi vedete con questa molletta. Sapete che è il giorno del re qui in Olanda e quindi ci vestiamo tutti in arancio, anche la giacca arancio. Ma prima di uscire, siccome ho un pochino di tempo, miracolo, mi sono preparata in anticipo, appunto, siccome ho un pochino di tempo prima di raggiungere i miei amici, volevo farvi questo video perché ho ricevuto una domanda in DM su Instagram di una ragazza che mi chiedeva appunto l'update sul CoolSculpting, sulla mia esperienza con il CoolSculpting, e mi sono resa conto di non averlo ancora fatto, quindi devo assolutamente aggiornarvi sulla mia esperienza perché ormai è passato un po' e quindi i risultati completi ci sono. Per chi non sapesse che cos'è la criolipolisi, il CoolSculpting, vi faccio un piccolo recap così insomma ne sapete un pochino di più su questo trattamento. Sostanzialmente viene applicato alla parte da trattare un manipolo che assomiglia un po' ad un aspirapolvere perché ha anche questo effetto risucchio, che va a congelare completamente la parte di tessuto adiposo. Successivamente al congelamento di questa parte viene poi appunto massaggiato il tessuto e nei 2-3 mesi successivi il grasso, il tessuto adiposo piano piano si scioglie e quindi non è più presente come prima in quella data area che noi abbiamo trattato. I primi ad inventarlo sono stati proprio quelli di CoolSculpting. CoolSculpting è praticamente un brand, sono quelli che hanno lanciato il macchinario. Poi ovviamente la criolipolisi, che è proprio il nome della tecnica, è una tecnica che si può fare da qualsiasi medico estetico, da qualsiasi dermatologo che ha il macchinario. Anche qui naturalmente andate, mi raccomando, se volete fare questo trattamento, sempre solo da medici, mai da insomma persone che fingono di essere professionisti e non lo sono, mi raccomando, questo è sempre molto importante, anche viste le insomma, ultime cose successe in Italia, mi raccomando, sempre fare questi trattamenti da medici estetici, medici dermatologi o comunque una clinica autorizzata a CoolSculpting. Io sono stata ormai passato più di un anno alla clinica CoolSculpting qui di Amsterdam, che è appunto proprio la clinica del marchio originale più grosso. Sono qui da un sacco di tempo e quindi sono andata molto tranquilla lì. Il trattamento che ho fatto, se avete visto il vlog l'anno scorso, già lo sapete, è stato qui sotto il mento. E la criolipolisi è consigliata proprio per chi vuole perdere grasso in una data zona in cui magari non riesce neanche dimagrendo, ok? E io, anche quando ero oggettivamente sottopeso, avevo sempre un po' appunto di tessuto adiposo qui che mi dava fastidio, è proprio una zona in cui non riuscivo a toglierlo neanche appunto quando ero effettivamente troppo troppo magra per la mia altezza. Quindi appunto ho deciso di andare a provare il CoolSculpting. Prima voglio dirvi quanto ho pagato. Ho pagato 930 euro, è una procedura molto molto costosa, basti pensare che se si vanno a trattare più zone del corpo addirittura il prezzo sale fino a 2, 3, 4.000 euro, quindi sì, è molto 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 costoso. La zona che ho trattato io era piccolina e quindi appunto il prezzo si può considerare ridotto se andiamo a confrontarlo con le altre procedure, sempre con il CoolSculpting, la criolipolisi. Praticamente vi metterò anche qua una foto di me durante il trattamento con il manipolo, che cercavo di essere normale ma non riuscivo a muovermi. Molti mi chiedete se fa male. Allora, no, non fa assolutamente male. Calcolate che è semplicemente una parte del vostro corpo che viene congelata, quindi è molto molto fredda, ma non fa assolutamente male. È anche vero che io ho una tolleranza al dolore molto alta dovuta a tutte le operazioni, le ospitalizzazioni e a tutte le cose che ho dovuto fare, probabilmente è anche una cosa mia, però io non ho sentito assolutamente dolore. C'è chi dice che perché questo manipolo va tenuto per, adesso non mi ricordo esattamente, mi sa che era mezz'ora da un lato, mezz'ora dall'altro, 45 minuti da un lato, 45 minuti da un altro, quindi ci si mette un po', si sente appunto che la zona è fredda ma non dà fastidio. Poi è una zona piccolina, non avevo freddo e non sentivo appunto nessun fastidio, nessun
dolore, assolutamente niente. Dicono però che una volta finito il trattamento, naturalmente il medico deve andare a massaggiare, perché da quanto ho capito è proprio il massaggio che accelera lo scioglimento del tessuto adiposo, quindi viene fatto questo massaggio molto vigoroso alla zona, e c'è chi dice che questo massaggio gli ha provocato parecchio dolore. Per quanto mi riguarda, no. Un po' di fastidio forse, però si massaggia una zona fredda, quindi non è che può fare male, non ci sono aghi, non c'è niente di invasivo presente in questa procedura, quindi appunto il male che potete sentire è una zona fredda che viene massaggiata vigorosamente, ecco. Una volta finita l'applicazione e il massaggio, ci vogliono 2-3 mesi, poi ovviamente è oggettivo, cambia da persona a persona, però ci vogliono 2-3 mesi per vedere i risultati, perché naturalmente il tessuto adiposo, il grasso, viene sciolto piano 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 con il tempo, quindi ho dovuto aspettare un po' per vedere i risultati effettivi. Vi metterò adesso anche le foto del prima e del dopo, e secondo me dal davanti non si vedeva assolutamente nessuna differenza, ma dal lato, tra il prima ed il dopo, si vede molta differenza. C'è anche da dire però che quando ti fanno fare le foto del prima e del dopo, ti indirizzano loro, ti dicono un po' più avanti con il mento, un po' più indietro, no? E quindi a me sembra, però è una sensazione mia, che nella foto del prima di profilo mi avessero fatto stare un pochino con il mento più verso l'interno, e quindi penso che questo abbia un pochino, diciamo, messo più in evidenza il mio rotolino di ciccia, perché appunto non sto dritta, sono un po' così. Però effettivamente la differenza c'è, oggettivamente c'è, me ne sono accorta io sia nei video, perché era una cosa che ovviamente, che quando filmavo i vlog eccetera, mi dava molto fastidio, perché ovviamente la vedevo continuamente, e adesso pensandoci nei video non mi dà più alcun fastidio, quindi sicuramente io ho avuto un grosso beneficio. Non è una liposuzione però, attenzione, quindi ovviamente non c'è una differenza sostanziale, e si può fare soltanto in alcune zone isolate, quindi personalmente riesco a vedere una bella differenza tra il prima e il dopo, e sono soddisfatta del mio risultato, cioè esattamente il risultato che volevo. Quindi, però sapevo anche che sarebbe stata una cosa appunto non troppo evidente, ma era esattamente quello che volevo, quindi può andare bene se avete appunto un piccolo problema in una zona isolata come me. Se volete dimagrire tutto il corpo, non è una cosa che fa per voi, andreste a spendere tantissimo, ma poi non si può fare neanche in tutte le zone. Magari vi metterò qui uno schema di tutte le zone trattabili con la criolipolisi, con il cool sculpting. Non sono tutte le zone, si parla appunto di zone ben definite, che possono essere anche, diciamo, aspirate in questo manipolo, quindi sono appunto il mento, i fianchi, interno e esterno coscia, insomma appunto vi metterò qui in modo che possiate vedere quali sono le zone che si possono trattare. Ho sentito in realtà pareri molto discordanti riguardo il cool sculpting, c'è chi è rimasto soddisfatto, chi si aspettava di più. Io penso che sia anche una cosa molto soggettiva, dipende da come reagisce il vostro corpo, ci sono un sacco di fattori, quindi per quanto mi riguarda sono molto contenta del risultato, ma non tutti lo sono, c'è da dire, e molti ho sentito che dicono: per quello che ho speso onestamente mi aspettavo molto di più, perché naturalmente se si vanno a trattare 2, 3, 4 zone appunto il prezzo sale, si arriva a 3-4 mila euro, e spendendo quelle cifre ovviamente ti aspetti anche un grosso cambiamento. Quindi appunto è una cosa che consiglierei a tutti? Sicuramente no, per quanto mi riguarda sì, sono soddisfatta, però non è una cosa che appunto vi conviene fare se siete interessati la prima visita, che almeno nelle cliniche cool sculpting è completamente gratuita, e vi conviene appunto ascoltare i consigli del medico, vedere un attimino quale potrebbe essere il vostro prima e il dopo. Una cosa un po' antipatica di questa procedura è che nelle settimane successive possono comparire dei lividi, degli ematomi nella zona trattata, perché un po' come l'aspirapolvere va ad aspirare praticamente appunto la ciccia, ok, diciamo così, va ad aspirare, e questo aspirare un po' come i succhiotti ovviamente ti può creare un ematoma. Per quanto mi riguarda ne ho avuto uno molto piccolo, non si vedeva molto,
qua sotto così, logicamente, essendo in una parte, tra virgolette, nascosta, non si vedeva tanto, è durato poco, veramente, praticamente non me ne sono neanche accorta. I primi giorni forse era bruttino, poi praticamente è sparito abbastanza velocemente. Io però tendo ad avere ematomi per qualsiasi cosa, quindi non è neanche detto che vi compaia. Ovviamente, se andate a trattare una zona più visibile, andate al mare, ovviamente poi l'ematoma sarà più grande, se la zona è più grande, l'ematoma è più grande, quindi insomma, questa può essere una cosa un po' antipatica, però ovviamente è soltanto un livido, poi passa. Mi avete chiesto se lo rifarei. Onestamente sì, per quanto mi riguarda, per il prezzo che ho pagato, il risultato che ho avuto era esattamente quello che volevo, quindi sì, lo rifarei. Non andrei però a rifarlo in altre zone del corpo, perché diventa più costoso e secondo me è molto più facile, almeno nel mio caso, trattare altre zone del corpo, magari mangiando meno schifezze, perché so che riesco a perdere peso se voglio mangiando meno schifezze, però appunto per la scelta che ho fatto sono contenta, ma non consiglierei necessariamente a tutti di farlo, bisogna veramente informarsi bene e vedere perché cambia molto da zona a zona, dipende dove volete farlo. Volevo toccare un attimo il discorso di Linda Evangelista, che ha fatto la stessa procedura col sculpting che ho fatto io nella stessa zona e dice di essere stata deturpata da questa procedura perché al posto di scioglierle il tessuto adiposo le si è formato ancora di più e quindi lei ha avuto appunto questa orribile esperienza, ne ha parlato pubblicamente. Da lì un po' anche molti di voi mi hanno scritto Dio, un po' demonizzando questa procedura. Il fatto è che, come qualsiasi procedura medica, anche le meno invasive, tutte hanno degli effetti collaterali e quando vai a firmare il consenso c'è anche scritto che ci può essere questa possibilità. CoolSculpting, proprio la clinica CoolSculpting, quindi la prima originale, nel caso ci fosse poi questa, appunto, questa effetto collaterale indesiderato, va comunque a trattarti anche l'effetto collaterale gratuitamente. Quindi, se mi fosse successo quello che è successo a Linda Evangelista, loro sarebbero poi andati a risolvere, ok, senza co alcun costo, ma è una cosa estremamente rara. Per fortuna io non ho avuto assolutamente nessun problema, non posso ovviamente andare a commentare la procedura che ha fatto Linda Evangelista, perché non so dove l'abbia fatta, non so se era un centro CoolSculpting autorizzato, non ne ho la più pallida idea. Devo dire che in clinica mi hanno detto che ci sono effetti collaterali come i suoi, ma sono estremamente rari, tipo che lavorano da 15 anni e ne avranno visto uno. E secondo me, però, vi do proprio i miei due pensieri, così vedendo le foto di Linda Evangelista, io la vedo tutta molto gonfia anche in faccia, non solo qui, perché ovviamente vai a trattare questa zona, se il tessuto adiposo aumenta, aumenta in questa zona, ma non aumenta in tutto il viso. Io penso che lei si sia un po', non voglio usare la parola rovinata perché è brutta, però abbia un po' peggiorato il suo aspetto fisico a causa anche di filler e altre cose, almeno questa ovviamente è la mia opinione. Io il filler alle labbra, lo sapete, lo avevo fatto, poi sono andata a scioglierlo, ma qualcosina di filler ne capisco e io penso che il suo problema non sia solo dovuto ad un effetto collaterale del CoolSculpting, ma a un abuso di filler e injectables vari, secondo me. Quindi, mia family, questo è quanto per quanto riguarda il CoolSculpting, la criolipolisi e la mia esperienza. Fatemi sapere se avete domande e vi risponderò nei commenti, li leggo sempre tutti, tutti, tutti. Vi mando un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!